La storia va avanti ormai da secoli, da tanti secoli. Addirittura abbiamo un manoscritto che dice che nel 1317 nasce la prima cooperazione di Orçay, però si parla in questo manoscritto della tutela della terra e non dell'inizio della lavorazione. Quindi, se si può parlare dell'inizio della lavorazione della terra, bisogna risalire veramente agli Etruschi. Qui nella nostra fornace, nella fornace in carbone, realizziamo anfore per la vinificazione, usando semplicemente i quattro elementi: la terra di Impureta, l'acqua per impastarla, l'aria per l'essiccazione e il fuoco in altura. Siamo riusciti a monitorare lo scambio che è avvenuto tra l'esterno dell'anfora e l'interno dell'anfora mediante dei rilevatori di ossigeno. E questo ha dimostrato che le fermentazioni sono avvenute in maniera molto più graduale, più lenta, ma senza nessun tipo di interruzione, che non ci sono stati grossi sbalzi di temperatura. Abbiamo visto che l'acetaldeide, che ha un valore particolare che noi tecnici dobbiamo sempre tenere sott'occhio, in questo caso è rimasto costante. Si è constatato che la vinificazione all'interno delle anfore ha determinato uno sviluppo del polifenolo molto più limitato, quindi è proprio scientificamente comprovato. Utilizzando l'anfora abbiamo visto che se in una cisterna normale si aggiungevano 3-4 volte la solforosa, quindi abbiamo aggiunto 2 volte e in quantità molto più limitata. E poi non bisogna dimenticarci che insomma i nostri nonni, i nostri vecchi nonni vinificavano nelle anfore. Quello che unisce questo territorio etrusco, tufaceo o maremmano che dir si voglia, è proprio la storicità dell'utilizzo di questi contenitori, di queste anfore. Abbiamo deciso di acquistare da lui per prima cosa per la forma delle loro anfore. Infatti sono gli unici a creare delle anfore circolari in cui i moti convettivi durante le fasi di fermentazione aumentano in maniera esponenziale grazie alle follature e grazie alla permeabilità dell'anfora con l'ossigeno ci permette di fare delle fermentazioni e delle macerazioni molto più lunghe, avendo delle estrazioni molto più soffici rispetto a altri tipi di contenitori. Ci vuole un mese e mezzo circa di tempo per realizzare un'anfora, però solo il tempo ci aiuta a fare le cose per bene.